Potrà mai perdonare questo ragazzo qualora fosse responsabile? No, mai. Non si ferma l'ondata di dolore e di sconforto per la morte di Aurora, la tredicenne scomparsa nella mattinata del 25 ottobre scorso. Questa mattina il feretro di Aurora è arrivato qui alla Porta del Cielo a Piacenza. Non potrò mai perdonare chi l'ha uccisa. Queste le parole della mamma di Aurora prima di entrare nella camera ardente, accompagnata dalla figlia, dalla sorella, ma anche da tanti parenti, amici e cittadini che, pur non conoscendo Aurora, sono voluti passare qui per stringersi attorno alla famiglia in un abbraccio carico di affetto e di dolore difficile da spiegare. Sicuramente resta sempre viva nel nostro cuore. Farò giustizia in tutti i modi per mia figlia, in tutti i modi. Io conosco la mamma e le due ragazze e non riesco a dire nulla, perché per me una morte così per una ragazzina di 13 anni non deve esistere, non deve. Non ha mai pensato che Aurora potesse essersi tolta la vita da sola? Ma assolutamente no, assolutamente no. No, purtroppo no, ma va. Erano ragazzine splendide. Una la è ancora, la sua mamma ancora di più, e lei purtroppo è incappata in questo brutto personaggio. Sei un'amica di Aurora? Sì, sono amica di Aurora. Purtroppo ormai lei mi manca. Non riesco ad accettare che sia successa questa cosa, non poteva succedere, non doveva succedere. Mi manca. Ti ha mai parlato della sua relazione? No, questa cosa no, però io... Se lei mi parlava di questa cosa, io l'avrei aiutata tantissimo e ne sarei stata vicina molto. Dalle 15 di domani in Duomo saranno celebrati i funerali presieduti dal vescovo Monsignor Adriano Cevolotto. Nel frattempo, attraverso un'ordinanza del comune di Piacenza, sempre per la giornata di domani, è stato indetto il lutto cittadino, bandiera a mezz'asta in tutte le sedi comunali e negli edifici pubblici a partire dalla mattinata, in segno di cordoglio per la tragica scomparsa di Aurora.